Siamo ad Arezzo, la prima città ad idrogeno. Qui è stato infatti inaugurato il primo idrogenodotto del mondo. Per ora serve 4 aziende della zona. A breve l'idrogeno sostituirà il metano nelle case. E tutto ad emissioni zero nel rispetto dell'ambiente. Ad Arezzo si sperimenta il futuro. Nella zona di San Zeno, al posto del metano, è arrivato l'idrogeno. Proprio qui, in questa zona urbana, a 1,5 metri sottoterra, che tra supermercati, ristoranti, l'idrolab, i parcheggi, corre questo primo idrogenodotto sotterraneo. Qui vediamo anche una fermata dell'autobus e l'ingresso in una delle aziende servite dall'idrogenodotto. L'idrogeno è la molecola più leggera esistente in natura. Questo ha dei pregi perché è un gas molto leggero, molto volatile, e ha dei contro, ma che possono essere trasformati con profitto in pregi, che è 6 volte più caldo, ha una temperatura 6 volte di combustione, 6 volte più calda degli altri gas. Qui è dove l'idrogenodotto parte. Questo, in testa all'idrogenodotto, c'è un carro bombolaio, un tir pieno di idrogeno, 4.000 metri cubi di idrogeno gassoso ad alta pressione, che viene innestato da questa qui, che è la testa dell'idrogenodotto, da cui parte il flusso di idrogeno. Le valvole di riduzione riescono a abbassare la pressione e a gestire la temperatura, e da qui parte la tubazione che va a servire il resto dell'area industriale. Quando questo camion è scarico, a staffetta, ne arriva immediatamente un altro, viene innestato e si fa il cambio delle due postazioni, in modo che l'idrogenodotto viene sempre servito da idrogeno in purezza e in completa sicurezza. Il progetto nasce sotto il coordinamento della cooperativa La Fabbrica del Sole. È un gruppo di laureati nelle discipline più disparate, architettura, ingegneria, fisica, chimica, che cerca di fare dei progetti concreti di ecologia. Questo progetto è nato appunto da questo gruppo di persone intorno ai 30 anni, io sono il più anziano, ne ho 35, attorno a un tavolo per cercare di fare dell'innovazione in Italia legata strettamente all'ambiente. Il concetto è che ognuno deve produrre la propria energia. In un'area industriale questo diventa particolarmente importante. Ogni industria si crea un pezzo dell'energia di cui ha bisogno. La copertura del progetto adesso è quest'area di circa 1 chilometro che si vede qui, con 4 aziende orafe e il nostro laboratorio collegato. Noi abbiamo idrogeno in purezza in grandi quantità e possiamo produrre energia senza emissioni. Il progetto è stato creato proprio con le idee e le risorse locali, dalla cooperativa della Fabbrica del Sole fino alla nostra azienda del gas comunale che è Coingas, fino all'azienda Sapio del territorio che ci produce il know-how relativo all'idrogeno, oltre ad altre aziende da fuori, ma diciamo così, il core è composto dalle aziende del luogo, e quindi una duplice, diciamo così, vantaggio ecologico e il vantaggio economico. La potenzialità maggiore secondo me è quella di creare un modello energetico a impatto nullo e sostanzialmente locale, perché si può pensare ora, chiaramente espandendolo, e questo vale per tutte le città in cui può essere implementato, di produrre energia elettrica o da fotovoltaico o da eolico, questo dipende anche da dove si va a implementare, di trasformarlo in idrogeno, di distribuire l'idrogeno direttamente alle utenze e avere quindi un'energia senza nessuno scarto e totalmente senza impattare sul bilancio di CO2.
Una delle cose più importanti di questo progetto dell'idrogenodotto sta proprio nei tubi, anche se sembrerebbe una cosa banale, però il fatto di distribuire a livello urbano dell'idrogeno sia una cosa importante, perché apre le porte per una sperimentazione estremamente interessante, cioè quella di trasformare il consumatore finale anche in produttore di energia elettrica, in questo caso di calore e di fresco. Quindi questo apre le porte a una sperimentazione, questo intervento qui a San Zeno d'Arezzo, a una sperimentazione estremamente importante dal punto di vista tecnologico. Il progetto è costato incredibilmente poco, sono 4 lotti da 100.000 euro l'uno finanziati dalla regione, il resto noi privati abbiamo portato tutto quello che necessitava fino a superare il 1 milione di euro complessivo. Dopo l'inaugurazione del progetto abbiamo avuto manifestazioni di interesse dagli Stati Uniti, molte dal Nord Europa, avevamo la presenza dell'ambasciata cinese qui durante la cerimonia di inaugurazione per alcuni progetti che sono partiti in questa direzione. La municipalità di Tokyo invierà 3 esperti della loro azienda del gas a capire questa innovazione e a studiare forme di cooperazione. All'estero la cosa più interessante che stiamo portando avanti è la realizzazione di una identica struttura in Egitto, e appoggiandoci all'Università del Cairo porteremo questo stesso laboratorio, sostanzialmente lo stesso laboratorio in Egitto, dove stiamo portando anche dietro questo laboratorio porteremo tecnologia italiana. Questo progetto per le industrie della zona rappresenta uno sguardo verso il futuro. Sicuramente abbiamo trovato una situazione che consente di unire, mettere insieme gli interessi delle aziende che hanno fatto e fanno un po' la colonna vertebrale dell'economia aretina, cioè le aziende orafe, che usano l'idrogeno come un gas tecnico, quindi serve per la loro produzione. Siamo all'interno di un'azienda orafa e in tutte le aziende orafe normalmente vengono utilizzati principalmente l'oro e l'argento perché non si ossidano e quindi il mondo dell'oreficeria, che è cresciuto nel tempo, ha avuto la necessità di conferire a questi metalli delle caratteristiche particolari che permettessero un uso e un indosso, una resistenza all'usura maggiore. Per far questo le leghe sono state costituite delle leghe che contengono, oltre che all'oro e all'argento, anche altri metalli che non sono nobili, come il rame, come lo zinco, come il nickel, per ottenere delle leghe con caratteristiche meccaniche superiori. Utilizziamo l'idrogeno perché questo elemento ha una caratteristica particolare, è quella di riuscire alla temperatura di trattamento termico di ridurre tutti gli eventuali ossidi che si sono formati durante le trasformazioni meccaniche. L'idrogeno, oltre che essere utilizzato per scopi energetici, può essere utilizzato anche come gas nelle civili abitazioni, quindi può andare a sostituire il metano. Qui abbiamo il primo caffè all'idrogeno che è stato fatto utilizzando l'idrogeno prodotto con il nostro sistema fotovoltaico. Questa è una fuel cell, una cella combustibile, l'apparecchiatura che serve per convertire l'idrogeno in corrente elettrica. Questa macchina è un generatore elettrico, se gli attacchiamo un qualsiasi tipo di carico, come ad esempio un trapano, vediamo che produciamo energia. Se pensiamo di utilizzare l'idrogeno sia come gas domestico che come vettore di energia, come accumulatore di energia, possiamo pensare di avere una casa autosufficiente dal punto di vista energetico. Una casa autosufficiente significa anche avere
un condominio autosufficiente, un quartiere autosufficiente, fino ad arrivare a una città autosufficiente. Le abitazioni non hanno una differenza qualitativa con le aziende, perché la tubazione è la stessa, le normative sono simili e i generatori sono identici. Collegare o no le tubazioni è una decisione del tutto politica, noi l'abbiamo presa e a breve, nel prossimo lotto di espansione, collegheremo anche le case della zona.